proposito di fondi europei, il gruppo della Lega ci sta lavorando, questo è il piano francese. Queste sono le centinaia di pagine su cui sta lavorando la Francia per il rilancio del loro paese. Noi abbiamo a disposizione 3 paginette. Quindi ho scritto a Conte, che mi ha educatamente risposto, che sono pronto a confrontarmi portando proposte, idee sulla scuola, sull'ambiente, sulle grandi opere, sulle famiglie, sulle imprese, perché tutto il resto d'Europa sta correndo, in Italia siamo fermi ai litigi fra Renzi, Conte, Di Maio e Zingaretti. Lo stesso confronto lo chiediamo sulla scuola, perché la riapertura a gennaio, senza nuovi autobus, senza nuove classi, senza nuovi insegnanti e senza l'aerazione nelle classi, rischia di essere un disastro. Sul Natale, a proposito di Europa, questo è il Natale che passeranno i nostri concittadini in Francia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Gran Bretagna, le famiglie potranno trovarsi almeno nel giorno di Natale. Noi questo chiediamo al governo, niente assembramenti, niente festoni, niente veglioni, ma almeno poter raggiungere il parente, l'anziano solo, il disabile, l'amico nel paese di fianco, un massimo di 10 persone per un massimo di 3 nuclei familiari. Il diritto alla famiglia, il diritto al sorriso, il diritto alla serenità almeno il giorno di Natale è qualcosa che non dovrebbe dividere ma dovrebbe unire. Quindi su questo spero di confrontarmi col presidente Conte già all'inizio di settimana prossima. L'apertura ai comuni di cui si parla già da ieri non è abbastanza? Anche nel giorno di Natale e di Capodanno, all'interno della stessa provincia, penso che sia un provvedimento di buon senso. Gli italiani non vogliono ammalarsi, gli italiani non vogliono morire, però il diritto alla salute può convivere col fatto di andare a trovare la persona cara o la persona sola il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, quindi spero che su questo ci ascoltino. Scusi, Salvini, 2 cose. Prego. Rapidissime. La prima è, c'è un cambio di strategia da parte della Lega che sembra in questo momento più conciliante, più volta al dialogo nei confronti del governo? E seconda domanda, oggi Renzi in un'intervista dice che volendo, se dovesse cadere questo esecutivo, un'altra maggioranza si trova. Lei che cosa ne pensa? Sarebbe disponibile comunque in una fase, insomma, di piena pandemia a dare una mano per mandare avanti un nuovo governo, oppure per lei ci sono solo le elezioni? Dare una mano agli italiani sempre e comunque, accompagnare il paese a nuove elezioni con un governo serio, noi ci siamo se serve per il paese. Renzi non lo commento più, cioè penso che di Renzi ormai si fidino in 3 in Italia, e quindi gli ultimatum di Renzi per me ormai valgono più o meno 0. Noi siamo preoccupati perché tutto il resto d'Europa sta correndo, sta vaccinando, sta investendo. In Italia abbiamo un governo fermo e litigioso che parla di rimpasto e di legge elettorale. Quindi questo, ripeto, questo è il piano francese che noi stiamo studiando, e presenteremo un nostro piano italiano per il rilancio dell'Italia, perché questi sono soldi che i nostri figli dovranno ripagare a debito. È frustrante sapere che tutto in questo momento è in mano ad Azzolina, Bonafede e un governo litigioso come questo. E chi dice che Salvini sia un po' moderato, lei si offende? Come io non... Sono quello che sono, coi pregi e coi difetti, noi vogliamo aiutare a ricostruire il paese. Non abbiamo voglia di litigare, di perdere tempo, non chiedetemi commenti su Renzi, su Di Maio, su Zingaretti, sulle polemiche, sui rimpasti, non mi interessa. A me interessa confrontarmi con Conte sul piano di rilancio del paese, questo sì. Se dopo mesi di rifiuto ci sarà questa volontà, io già settimana prossima sono pronto. Segretario, invece di Mattarella, Sicilia l'ha citato in aula in Senato, che si aspetta la Presidente? Il Presidente è il garante della coesione di questo paese rischia di spaccarsi, non solo di essere diviso a Natale a Santo Stefano, ma se l'Italia non coglie le opportunità che Francia e Germania stanno cogliendo, rischiamo di lasciare i nostri figli poco e niente. Quindi conto che tutti facciano la loro parte, noi stiamo facendo proposte. Devo dire che negli ultimi giorni siamo anche contenti perché qualcuna di queste proposte è stata accolta. Conto che ci ascoltino sulla scuola, e ultima battaglia che stiamo portando avanti, ne parleremo settimana prossima, il blocco ai pagamenti e ai versamenti di milioni di lavoratori autonomi, partite IVA e liberi professionisti. Questa sarà la nostra prima, se non unica, grande richiesta in manovra economica al governo,
sospendere tutti i versamenti previdenziali di milioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti che non hanno fatturato e non possono pagare quello che non hanno. Senatore, ma fra un rimpasto e le elezioni, no, che cosa sarebbe peggio? Per carità di Dio, non parlatemi di rimpasto che mi viene la pelle d'oca. Meglio le Se elezioni. C'è un governo in grado di governare, che governi. Altrimenti chiediamo la parola, diamo la parola agli italiani. Non è possibile pensare di andare avanti 2 anni fra i ricatti di Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti. Non è possibile. Non è possibile.